Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar dal titolo Evoluzione normativa della legge 241-90 e problematiche applicative con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dei SUAP, parte seconda, esame di casi concreti. Io sono Onorina D'Agostini e come di consueto vi darò un supporto. Sono del Form SPA e come di consueto vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Dunque, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato appunto mandato al Form SPA di attivare e attuare il progetto stesso. Qui vedete quali sono le tematiche che sono state trattate nel corso dei webinar e dei seminari realizzati nell'ambito del progetto, mentre in questa infografica è possibile vedere il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per regione. Anche questa infografica riporta appunto il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per regione. Questa infografica invece evidenzia l'ente di appartenenza dei partecipanti e gli enti di appartenenza dei partecipanti per regione. Qui vedete nella slide proiettata le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020. Le scorriamo velocemente insieme. Sono stati realizzati 126 attività di formazione tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione con 30.023 partecipanti e 2.010 amministrazioni. Centri di competenza regionali per la semplificazione sono stati costituiti 8 centri in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. E affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione, 14 indagini in tema di conferenza di servizi, adozione della modulistica standardizzata e unificata, attuazione del SUAP, autorizzazione unica ambientale, notifica sanitaria e reti di esperti, comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. È possibile vedere i temi per webinar e focus che sono stati realizzati nei mesi di novembre e dicembre 2020, il procedimento unico all'interno del SUAP, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. Questi invece sono i temi dei webinar in programma. Scorriamoli velocemente insieme anche questi. Norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali proprio per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati, analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e
infine strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono rivelati quindi strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di Eventi PA e il link in cui potete trovare tutte le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto, appunto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. E veniamo più in dettaglio all'incontro di oggi. Il webinar di oggi fa parte del percorso di aggiornamento e divulgazione iniziato nel 2017 e coordinato dal gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Elencate potete vedere le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto con la Regione Emilia-Romagna a partire dal 28 giugno 2017. L'incontro di oggi è rivolto principalmente al personale delle amministrazioni e dei SUAP dell'Emilia-Romagna, ma chiaramente aperto a quanti sono interessati alla tematica. Dopo il mio intervento lascerò la parola al dottor Stefano Bianchini, che è docente di diritto amministrativo e funzionario del gabinetto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Come di consueto, lasceremo uno spazio a partire dalle ore 11 alle risposte alle vostre domande in chat. Alle 11:30 è prevista la chiusura. L'intervento del dottor Bianchini, naturalmente, è quello che poi dà il nome al webinar, Evoluzione normativa della legge 241-90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dei SUAP, esame di casi concreti. Quindi questo webinar è praticamente la seconda parte, di un webinar che appunto si è tenuto, il 17 marzo, scorso. E, come sempre, vi ricordo che potete, fare domande al relatore scrivendo in chat e, come di consueto, questa, sessione, è registrata. La registrazione e le slide saranno a disposizione nel corso della giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata all'evento. Non mi resta a questo punto che augurarvi buon webinar, buon lavoro e vi ricordo soltanto che gli attestati di iscrizione saranno rilasciati a quanti si sono naturalmente iscritti all'evento e avranno seguito il 20% della durata dell'incontro. Questi attestati saranno disponibili nei prossimi giorni e sono scaricabili in autonomia dal sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. A questo punto lascio la parola al dottor Bianchini, a cui chiedo di accendere il microfono e la webcam e provvedo a proiettarne le slide. Dottor Bianchini, la vediamo. Mi sentite? Mi sente anche, dottoressa? E la sentiamo perfettamente. Benissimo. Ecco anche le slide, faccio solo una piccola prova. Perfetto, direi che vanno. Perfetto, direi che vanno avanti e vediamo e sentiamo. Benissimo. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa D'Agostini, come sempre, per il supporto e anche per l'aiuto tecnico che ha prestato sia nella precedente edizione che oggi. E vorrei ringraziare anche il gabinetto della presidenza della giunta regionale, nella persona di Francesca Paron, per l'invito. Come accennava la dottoressa D'Agostini, oggi è la seconda parte di un webinar che avevamo iniziato in realtà il 17 marzo e appunto volevamo concludere l'esame della legge 241 del 90 come modificata dal decreto semplificazioni. Innanzitutto, prima poi di procedere con l'esposizione, volevo nuovamente ringraziare tutti i partecipanti anche della scorsa edizione, non solo e non tanto appunto per il giudizio positivo, che naturalmente mi fa molto piacere, soprattutto per essere consapevole di essere stato almeno un pochino utile, ma anche e soprattutto per le domande e le sollecitazioni che sono arrivate, che sono
davvero molto interessanti e che davvero sono fondamentali perché grazie alle domande di chi come voi opera direttamente con questi strumenti, quindi siete operatori del diritto, operatori di queste disposizioni, è solamente grazie appunto a queste vostre sollecitazioni che ci si può porre dei quesiti che altrimenti non sarebbero suscitati e quindi davvero è anche grazie al vostro contributo decisivo che siamo riusciti insomma ad approfondire alcune tematiche che anche oggi vorremmo trattare. Presumo che molti di voi abbiano partecipato anche alla prima edizione, quindi non mi resta che proseguire dove ci eravamo un po' lasciati. Per cui adesso solo molto velocemente per contestualizzare l'intervento, nella precedente edizione avevamo visto e avevamo iniziato ad esaminare la normativa sul procedimento amministrativo contenuta nella legge 241 del 90, come modificata dal decreto semplificazioni, vale a dire dal decreto legge 76 del 2020, come convertito nella legge 120 del 2020. Non mi resta che scorrere appunto rapidamente le slide proiettate nella scorsa edizione. Per chi c'era, avevamo appunto trattato diverse tematiche, posto che poi le slide, come accennava la dottoressa D'Agostini, così come l'intervento, sono disponibili sul sito, quindi chi non ha avuto modo di partecipare ed è interessato può sicuramente leggerle, guardarle con calma anche l'intervento e preciso fin d'ora io sono disponibile naturalmente a fornire tutti i chiarimenti del caso, anche relativamente alla parte precedente per chi non ha avuto modo di seguire, quindi mi raccomando, inoltratemi pure anche i quesiti relativi alla prima parte, ci mancherebbe. Ecco, come dicevamo, nella prima parte di questo webinar dello scorso 17 marzo avevamo innanzitutto iniziato a scrutare in modo quasi esegetico le norme di cui alla legge 241 del 90, contestualizzando in modo significativo l'intervento apportato dal legislatore nel 2020, quindi avevamo un po' inquadrato anche qual era la logica del legislatore del 2020, con il decreto 76 e avevamo iniziato ad esaminare le principali modifiche apportate alla legge 241 del 90, in particolare soffermandoci sul tema dei termini procedimentali, quindi le modifiche apportate all'articolo 2 della legge 241 del 90. Avevamo esaminato, direi in modo molto dettagliato e approfondito, non tanto per merito mio, ma per merito vostro, grazie appunto alle vostre sollecitazioni, l'articolo 2,8 bis, che è quello probabilmente la disposizione più impattante sotto il profilo dei termini procedimentali. Ne avevamo analizzato sia la disciplina di carattere, diciamo, fisiologico, sia il lato cosiddetto patologico, se vi ricordate, anche precisando che cosa succedeva ad un eventuale provvedimento tardivo. Tra l'altro, oggi è un tema che recupereremo per altri motivi ed in particolare con riferimento alla disciplina della conferenza di servizi. E appunto eravamo arrivati ad esaminare l'articolo 2,8 bis con tutti gli approfondimenti che erano stati suscitati grazie ai vostri interrogativi. Oggi quindi riprenderei l'esame della nostra, ormai è un membro di famiglia, la nostra legge 241 del 90, proseguendo nell'esame delle disposizioni che sono state modificate dal decreto semplificazioni. Anche grazie appunto, ribadisco, ai vostri interventi, ho avuto modo di approfondire anche alcune tematiche, leggendo quelle che sono quelle di maggiore interesse, anche poi vedremo qualche caso concreto, e poi ribadisco nuovamente. Qualora abbiate delle domande, sicuramente su casi specifici me le inviate, poi dopo pubblicheremo tutte le risposte scritte perché possono essere poi di utilità a tutti. Quindi mi scuso se fin d'ora se non riuscirò oggi a rispondere a tutte le domande dato il tempo, ma sicuramente in un momento successivo verrà data risposta a tutti i quesiti e torno a ripetere sia con riferimento alla parte che sarà oggetto di trattazione in data odierna, sia con riferimento alla prima parte, sia per chi non ha partecipato, non ha avuto modo di partecipare, sia anche per coloro che pur avendo partecipato hanno comunque dei nuovi quesiti da sottopormi e sarò ben felice di rispondere.
Ad oggi, appunto, iniziando e ripercorrendo l'esame della legge 241 del 90, vorrei esaminare innanzitutto con voi, in primis, le modifiche apportate all'istituto del preavviso di rigetto, o cosiddetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare la disciplina, di cui all'articolo 10 bis della legge 241 del 90, appunto modificata dal decreto legge 76 del 2020. Come noto, il preavviso di rigetto, di cui all'articolo 10 bis, è un istituto di carattere partecipativo ed è la comunicazione mediante la quale l'amministrazione, nelle more della fase dell'istruttoria procedimentale, rileva la sussistenza di motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. Innanzitutto, una precisazione. Qual è l'ambito applicativo del preavviso di rigetto o, più tecnicamente, come recita la rubrica della norma, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza? In realtà già la rubrica della norma ci dice qual è l'ambito applicativo di tale istituto, di tale disposizione. In particolare, infatti, l'istituto del preavviso di rigetto, dobbiamo ricordarci, che opera solo ed esclusivamente nei procedimenti a istanza di parte. Riprendendo quello che avevamo detto anche nella parte prima, procede esclusivamente solo e soltanto nei procedimenti a istanza di parte, quindi quelli che si attivano per un'istanza del privato. È un istituto quindi che viceversa, come potete ben intuire, non opera con riferimento ai procedimenti d'ufficio. Quindi l'ambito applicativo della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza o ormai ribattezzato preavviso di rigetto, è limitato esclusivamente ai procedimenti a istanza di parte, per espressa indicazione della norma, cioè dell'articolo 10 bis, che proprio nel suo incipit ci conferma in modo espresso che è un istituto che opera solo e soltanto con riferimento a questa tipologia di procedimenti, cioè quelli attivati su richiesta del cittadino, non anche invece nei procedimenti d'ufficio. Il preavviso di rigetto, come sappiamo, crea una sorta di parentesi procedimentale, vale a dire, quando l'amministrazione, durante la fase istruttoria, si accorge della sussistenza dei motivi ostativi che ostano all'accoglimento della richiesta del privato ad ottenere un provvedimento ovviamente favorevole e ampliativo. Ebbene, in questi casi, quando l'amministrazione emana il preavviso di rigetto, si crea una parentesi procedimentale che dura 10 giorni, entro i quali il privato interessato, può presentare osservazioni, naturalmente, che convincano l'amministrazione, del contrario. Quindi una sorta di parentesi per, se vogliamo, approfondire l'istruttoria, per consentire al privato di apportare ulteriore materiale istruttorio. E questo è il senso, del preavviso di rigetto. Innanzitutto, una precisazione con riguardo al termine, e scusate, vado un pochino avanti. Questo termine di 10 giorni ci si è chiesti se abbia una natura ordinatoria, ovvero perentoria, cioè vale a dire se oltre il termine di 10 giorni, una volta scaduta questa parentesi procedimentale, il privato interessato possa comunque presentare materiale istruttorio, possa comunque presentare osservazioni, oppure viceversa, se quel termine di 10 giorni è da considerarsi assolutamente perentorio, oltre il quale non è possibile per il privato apportare nessun altro elemento istruttorio. La giurisprudenza ormai, diciamo, unanime e recente, vi ho riportato una sentenza, ma ce ne sono molte, ha precisato che il termine di 10 giorni, di cui all'articolo 10 bis, è un termine non perentorio, bensì a carattere ordinatorio. Innanzitutto, e per questo per due motivi. Innanzitutto perché se fosse un termine perentorio, e qui vorrei aprire una parentesi, una regola generale, la legge lo direbbe, perché è regola generale che laddove si tratti di termini perentori, la legge lo dica espressamente, o perché espressamente la norma dice termine perentorio di, quindi usa proprio la terminologia più chiara possibile, oppure perché a un termine è legata una sanzione.
una sanzione di inefficacia, di invalidità. Insomma, ci devono essere alcuni elementi per dire che un termine previsto da una norma è di carattere perentorio. Nel caso dell'articolo 10 bis, invece, non prevedendo nulla la disposizione in esame, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che si tratti un termine di carattere ordinatorio. Un altro motivo per il quale si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, e da ciò ne deriva la conseguenza che davvero è possibile presentare ulteriore materiale istruttorio da parte del privato anche dopo il termine di 10 giorni che l'amministrazione potrà prendere in considerazione. Un altro elemento, vi dicevo, è rappresentato dai principi di buona fede, correttezza e collaborazione che devono informare il procedimento amministrativo. E qui apro una piccola parentesi per sottoporvi un'altra modifica apportata alla legge 241 del 90 dal decreto semplificazioni, dal decreto legge 76 del 2020. Principi di buona fede e collaborazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, che sono da tempo sostenuti sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, vale a dire la tesi assolutamente prevalente, assolutamente condivisa sia in giurisprudenza che in dottrina, è che nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, nel cosiddetto rapporto procedimentale o da contatto procedimentale, come si suole a volte definirlo, da parte di una certa corrente interpretativa, di un certo orientamento dottrinale, ci debba essere appunto un rapporto che è improntato al canone della buona fede cosiddetta oggettiva. E qui apro una piccola riflessione anche per avere, diciamo, questo approfondimento di carattere teorico. Canone della buona fede oggettiva, che anche per gli appassionati di diritto sapete che è un canone tipicamente di carattere privatistico. Infatti, il canone della buona fede, il principio della buona fede lo troviamo cristallizzato soprattutto ed in particolare nel codice civile con riferimento ai rapporti interprivatistici. Penso ad esempio alla buona fede nelle trattative precontrattuali, l'articolo 1337, la buona fede nell'interpretazione del contratto, articolo 1366, la buona fede nell'esecuzione del contratto, articolo 1375. Quindi è un canone tipicamente di carattere privatistico, ma che, come vi dicevo, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, impatta fortemente anche nell'ambito del procedimento amministrativo. Tant'è che questo orientamento consolidato, che da sempre ha ritenuto che i rapporti tra PA e cittadino, tra decisore pubblico e cittadino, debbano essere improntati a questi canoni di ordine generale, seppur di derivazione privatistica, tant'è, come vi dicevo, che questi canoni ora li ritroviamo cristallizzati anche all'interno della legge 241 del 90, quindi non è più solo una tesi, un'interpretazione, seppur consolidata, ma sono stati espressamente inseriti nell'articolo 1,2 bis della legge 241 del 90. Il comma 2 bis dell'articolo 1, infatti, il comma 2 bis dell'articolo 1, infatti, cristallizza, come vi stavo dicendo, proprio il principio di buona fede e di collaborazione. Quindi vedete la rilevanza che ha questo principio, questi due principi, che poi sono, diciamo, un dittongo: buona fede oggettiva, buona fede e collaborazione, correttezza. Sono in realtà così rilevanti che, oltre ad essere da sempre sostenuti dalla giurisprudenza, in realtà sono ora inseriti espressamente anche all'interno della legge 241 del 90. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge 241, inserito proprio ad opera del decreto semplificazioni, cristallizza espressamente questi due principi che ora è pacifico che debbano informare il procedimento amministrativo, quindi tutti i procedimenti in capo alla pubblica amministrazione, non con esclusivo riferimento ovviamente al tema del preavviso di rigetto, ma si tratta di principi di ordine generale che ora pacificamente debbono informare l'agire tra la pubblica amministrazione e il privato cittadino.
Quindi sono principi che dovranno essere presi in considerazione nell'ambito di tutti i procedimenti, visto che sappiamo che la legge 241 del 90 è la legge di carattere generale sul procedimento amministrativo e che debbono orientare l'azione della pubblica amministrazione nei rapporti procedimentali con il cittadino utente. Apro anche qui una parentesi, è l'ennesima incursione, giusto per darvi anche un inquadramento di teoria generale, è l'ennesima incursione di istituti di derivazione privatistica nell'ambito del diritto amministrativo. Vi sono infatti anche numerosi articoli che parlano ormai di diritto amministrativo privatizzato, proprio per descrivere questo fenomeno di contaminazione, ma è un termine che al giorno d'oggi lascerei stare, diciamo così, di commistione tra il diritto privato e il diritto pubblico, il diritto della pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati. Quindi un canone di ordine assolutamente generale. Quindi, per tornare al nostro istituto del preavviso di rigetto, articolo 10 bis, come abbiamo accennato, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza apre una parentesi procedimentale di 10 giorni, entro i quali il privato può presentare osservazioni e proposte, naturalmente per indurre la pubblica amministrazione, passatemi questa espressione, ma per intenderci, a cambiare idea, cioè a sostenere che invece i motivi ostativi che l'amministrazione ha rilevato nella fase istruttoria in realtà non sussistono. Quindi è, diciamo, un'occasione partecipativa in più che viene fornita al privato. Il preavviso di rigetto, infatti, è uno strumento che, diciamo, mette sull'attenzione il privato, tant'è che il preavviso di rigetto, come potete leggere da questa slide, viene a volte descritto come una sorta di motivazione anticipata, cioè l'amministrazione che anticipa al privato che il procedimento ad istanza di parte si concluderà con grande probabilità con un provvedimento negativo, con un provvedimento di diniego, salvo appunto che il privato apporti un ulteriore materiale istruttorio che appunto consenta all'amministrazione di ritornare sui propri passi, cioè di ritornare sul convincimento che si è operata fino a quel momento dell'istruttoria. Ribadisco, ha una valenza così rilevante, tanto che viene descritto plasticamente a volte come motivazione anticipata. Ecco, io in questa slide, per completezza, vi ho riportato un po' l'articolazione delle motivazioni del provvedimento amministrativo. Apro anche qui una piccola parentesi. Come sapete, la motivazione, e ne avevamo accennato anche nella parte prima, la motivazione del provvedimento amministrativo, disciplinata specificamente dall'articolo 3 della legge 241 del 90, è un po' il cuore pulsante del provvedimento amministrativo che deve dar conto dei presupposti di fatto e dei presupposti e delle ragioni giuridiche, quindi presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato l'amministrazione a provvedere in un determinato senso. La motivazione, quindi, appunto, si dice il cuore pulsante del provvedimento amministrativo. Scusate, disciplinata dall'articolo 3 della legge 241 del 90. Si sostiene, appunto, a mio avviso in modo assolutamente fondato, che il preavviso di rigetto è una sorta di motivazione anticipata, perché l'amministrazione deve dare conto proprio di quei motivi, vale a dire della motivazione per la quale il procedimento si concluderà con grande probabilità, salvo appunto che il privato riesca a far cambiare idea all'amministrazione apportando ulteriore materiale, si concluderà con un provvedimento negativo. Giusto per completezza, le altre tipologie di motivazione descritte insomma dalla dottrina anche con una, secondo me, con una terminologia piuttosto plastica, sono la motivazione abbreviata, cioè quella disciplinata dall'articolo 2,1 della legge 241 del 90, che accenno soltanto e che riguarda cioè quei casi in cui l'istanza presentata dal privato sia manifestamente inammissibile, oppure irricevibile, improcedibile o infondata, cioè casi nei quali l'amministrazione può concludere il procedimento, dice la norma, con un provvedimento in forma semplificata che faccia
Allora, appunto, come vi accennavo, il preavviso di rigetto, ho visto anche qualche domanda mentre, appunto eravamo disconnessi, così dopo do risposta. Ne ho approfittato per leggere un po' le vostre suggestioni. E, ecco, come vi accennavo, appunto, il preavviso di rigetto è descrittivamente si può definire una tipologia di motivazione, perché alla fine, se ci pensate, è una motivazione anticipata. Come vi accennavo, la motivazione che trova la sua disciplina fondamentale nell'articolo 3 della legge 241 del 90, ha però alcune tipologie particolari. La motivazione anticipata, cioè il preavviso di rigetto, la motivazione cosiddetta abbreviata, quella che è prevista nell'articolo 2,1 della legge 241 del 90 e che, come vi dicevo, riguarda quelle ipotesi di istanze manifestamente inammissibili, manifestamente irricevibili, improcedibili, infondate, e che consentono all'amministrazione di chiudere il procedimento con un provvedimento sempre espresso, ma redatto in forma semplificata, cioè che faccia riferimento al punto di fatto di diritto, come prevede la norma, ritenuto risolutivo. Quindi consente all'amministrazione, nell'ottica dell'accelerazione, di provvedere, diciamo, in una forma semplificata laddove si trovi di fronte a istanze che palesemente non possono essere accolte. Lì la parte da leone, davvero, come si suol dire, la farà la motivazione, perché sarà per l'amministrazione un onere motivazionale particolarmente circostanziato, che dovrà assolvere nell'ipotesi in cui, appunto, concluderà il procedimento con un provvedimento di diniego, trattandosi di un'istanza manifestamente inammissibile, improcedibile, infondata. Quindi l'amministrazione dovrà essere brava a motivare bene, quanto sia manifesta l'irricevibilità e l'inammissibilità. L'altra ipotesi di motivazione di cui vi volevo dare conto è la cosiddetta motivazione minima che la giurisprudenza richiede a fronte, diciamo, di quei provvedimenti che possono essere e di quegli atti che sono vincolati, cioè che l'amministrazione non deve fare altro, scusate, che verificare che la fattispecie concreta, come si dice in gergo, sia sussumibile nella fattispecie astratta, cioè che nel caso concreto ricorrano tutti gli elementi richiesti dalla norma, in cui cioè c'è un'eliminazione totale della discrezionalità trattandosi trattandosi appunto di attività vincolata. In questi casi è consentito all'amministrazione appunto motivare con una cosiddetta motivazione minima, ma questo è un retaggio del fatto che appunto non essendoci alcun margine di discrezionalità, l'amministrazione non deve far altro che dar conto della sussistenza di tutti i presupposti previsti da una determinata norma. Quindi queste sono un po' le tipologie di motivazione, diciamo, che conosciamo il nostro ordinamento e che derivano anche dalla legge 241 del 90. Per concentrarci più in dettaglio sull'articolo 10 bis, torno un attimo alla slide sul preavviso di rigetto, ora che l'abbiamo inquadrato, direi in modo anche approfondito. Come ci dicevamo, il preavviso di rigetto, questa motivazione anticipata, apre una parentesi all'interno del procedimento, una parentesi di 10 giorni, che abbiamo visto essere un termine non perentorio ma ordinatorio, per i motivi che abbiamo già detto, e ora in particolare anche alla luce del principio di buona fede oggettiva e di collaborazione e correttezza previsti dal comma 2 bis dell'articolo 1 della legge 241. Ecco, questa parentesi procedimentale per ora sono rimasto sul vago, proprio perché è il punto modificato dal decreto semplificazioni. L'articolo 10 bis, infatti, nella sua versione ante modifica, ante decreto legge 76, colonna di sinistra, prevedeva che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, articolo 10 bis, interrompesse il procedimento. Interrompesse il procedimento e, come potete leggere, i termini procedimentali iniziavano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine, cioè del termine di 10 giorni. Quindi il preavviso di rigetto, nella formulazione ante decreto semplificazioni, determinava l'interruzione dei termini procedimentali. Modifica apportata col decreto semplificazioni, prima di arrivare a che cosa comporta questa modifica legislativa.
Con il decreto semplificazioni, il legislatore del 2020 ha modificato un termine, però con un impatto molto rilevante. Il nuovo comma 1 dell'articolo 10 bis, come modificato, prevede infatti che l'emanazione del preavviso di rigetto non interrompa più i termini procedimentali, ma li sospenda. Quindi si passa dall'interruzione alla sospensione. La differenza è molto significativa. Interruzione, anche secondo, diciamo, la logica civilistica, giusto per riprendere quello che ci dicevamo anche prima, l'interruzione in diritto, come termine tecnico, e qui dobbiamo per forza intenderlo tecnicamente perché è inserito all'interno di una disposizione, determina l'arresto dei tempi del procedimento, determina l'arresto del procedimento, i cui termini cominciano a decorrere nuovamente da capo. Quindi l'interruzione determina, come dice il termine stesso, un arresto dei termini procedimentali e il procedimento, diciamo, comincerà a il termine procedimentale ricomincerà a decorrere ex novo, quindi sostanzialmente con un raddoppio dei termini del procedimento. Sospensione, tutto un altro film, come si suol dire. Con la sospensione, viceversa, i termini del procedimento non vengono appunto interrotti, ma sospesi. E ciò significa che il procedimento non comincia a decorrere ex novo, bensì il termine ricomincia a decorrere da dove si era fermato. Quindi non c'è una ripetizione di tutti i termini procedimentali come doveva tecnicamente avvenire alla luce dell'articolo 10 bis ante modifica che appunto faceva riferimento, come vedevamo, all'interruzione. Bensì si sostituisce l'interruzione con il termine sospensione e questo determina che una volta emanato il preavviso di rigetto, il procedimento amministrativo sospeso non ricomincia a decorrere da capo, come doveva avvenire alla luce della previgente disposizione, bensì riprende da dove si era fermato. Quindi, detta come vuol detta, se un procedimento a durata di 30 giorni dopo il 20° giorno viene emanato il preavviso di rigetto, una volta che si riapre il procedimento, l'amministrazione avrà 10 giorni per concludere il procedimento, in totale 30 giorni. Viceversa, nella formulazione antecedente, l'interruzione determinava l'esatta ripetizione dei termini procedimentali, nel senso che nel nostro esempio, procedimento di durata complessiva di 30 giorni, il 20° giorno veniva emanato il preavviso di rigetto. Si apriva la parentesi procedimentale di 10 giorni, dopodiché i termini procedimentali decorrevano ex novo, quindi ulteriori 30 giorni. Vedete, quindi l'impatto è particolarmente consistente, sicuramente per l'amministrazione che avrà un termine più breve per decidere ora che opera il regime della sospensione, ma anche dal punto di vista dell'accelerazione e dell'efficienza dell'azione amministrativa, perché nella formulazione antecedente. Lo dico con un'espressione tra amici, i tempi si allungavano terribilmente perché appunto c'era una ripetizione dei tempi procedimentali. Oltretutto, se ci pensate, anche con una, francamente, con una conseguenza che davvero quasi può far sorridere, perché applicando diciamo alla lettera l'articolo 10 bis, comma 1, prima della modifica, l'interruzione dei tempi procedimentali, con le conseguenze che abbiamo appena visto, operava anche laddove il privato non presentasse nessuna osservazione, perché applicando letteralmente il disposto dell'articolo 10 bis, comma 1, prima della modifica, il preavviso di rigetto doveva determinare l'interruzione del procedimento, con le conseguenze che appunto abbiamo visto, anche se il privato non presentava nessuna osservazione, nessuna memoria, nessun apporto partecipativo. Ed era un pochino paradossale perché, diciamo, era una spallata all'efficienza dell'azione amministrativa anche laddove non era necessaria o anche laddove appunto il privato rimanesse, inerte e non presentasse nessuna osservazione. Quindi un allungamento dei tempi procedimentali con conseguenze un pochino discutibili. È pur vero, tuttavia, che, e ve lo volevo sottolineare, è pur vero che anche nella vigenza dell'articolo 10 bis, comma 1 della legge 241 del 90, quindi ante modifica, è pur vero che anche vigente quella formulazione che faceva riferimento all'interruzione, era invalsa
una corrente interpretativa che, a mio avviso, un pochino contra legem, diceva nell'ottica dell'efficienza e dell'accelerazione dell'azione amministrativa che quella termine interruzione in realtà doveva essere inteso come sospensione, cioè era invalsa questa interpretazione chiamata sostanzialista, a mio avviso però che faceva pochi conti con un dato letterale abbastanza significativo, che quell'espressione interruzione in realtà doveva leggersi come sospensione. Ecco, questa tesi sostanzialista che sgomitava un po' l'interpretazione dell'articolo 10 bis, comma 1 del decreto 76 del 2020, in realtà era contestata dall'interpretazione cosiddetta formalista, che invece faceva valere il dato letterale della norma che palesemente fa riferimento all'interruzione. Ecco, questo dibattito che, se poi avete anche modo di fare anche qualche ricerca, diciamo anche per approfondimento, così potete ancora trovare, perché è un dibattito che c'è stato fino al 2018, fino al 2019, questo dibattito su che cosa si intendesse in realtà è stato sopito, anzi direi superato, dalla nuova formulazione dell'articolo 10 bis, comma 1 del decreto legge 76 del 2020, che appunto ha chiarito che il preavviso di rigetto determina non l'interruzione, ma la sospensione del procedimento, con i termini e con i tempi e con le conseguenze che abbiamo già visto. Il decreto legge 76 del 2020 ha ulteriormente modificato, oltre a questo passaggio, cioè dall'interruzione alla sospensione, ha ulteriormente modificato l'articolo 10 bis. E vi ho riportato in questa slide la norma così come risulta modificata, evidenziandovi in rosso i passi, diciamo, fondamentali. E modificato in che senso? Il decreto legge 76 del 2020 ha, diciamo, ulteriormente rafforzato il peso delle eventuali osservazioni prodotte dal privato. Infatti, il nuovo articolo 10 bis, oltre a confermare, ma questo era già così, che l'amministrazione deve dare conto nella motivazione finale, appunto del materiale partecipativo che il privato abbia apportato durante la parentesi procedimentale dei 10 giorni, il nuovo articolo 10 bis prevede che la pubblica amministrazione, oltre a dover dar ragione nella motivazione del provvedimento finale del materiale istruttorio apportato dal privato, deve indicare se ve ne sono i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. Cosa vuol dire questa previsione? È una previsione, innanzitutto, è una novità legislativa particolarmente significativa, perché va a perimetrare il raggio di azione della pubblica amministrazione, nel senso che in sede di provvedimento finale di diniego, l'amministrazione non può addurre elementi nuovi che non abbia già rilevato al privato con il preavviso di rigetto, ma solamente motivi ulteriori che possono essere emersi dalle osservazioni presentate dal privato. Ribadisco questo passaggio. E con il decreto semplificazioni, il legislatore del 2020 ha fortemente valorizzato il preavviso di rigetto e il peso specifico delle osservazioni presentate dal privato, con conseguente riduzione dello spazio di azione della pubblica amministrazione, nel senso che in sede di adozione del provvedimento finale, l'amministrazione non solo, ma questo era già così, deve dare conto delle ragioni per le quali le osservazioni del privato non ne hanno fatto cambiare idea, non sono accoglibili, quindi l'amministrazione si è determinata all'adozione di un provvedimento negativo. Non solo deve fare questo, cioè non solo, ribadisco, deve dare conto
della non accoglibilità delle osservazioni presentate dal privato in quello spazio di 10 giorni, ma non può soprattutto addurre elementi nuovi, bensì solo i motivi ostativi che sono emersi ulteriormente dalle osservazioni presentate dal privato. Quindi l'amministrazione deve fare due cose in soldoni. Uno, ed era già così, motivare, dar ragione, dare conto delle motivazioni per le quali non sono accoglibili le osservazioni presentate dal privato nello spazio procedimentale dei 10 giorni. Dall'altro, non può addurre elementi nuovi, ma solo quei motivi che sono conseguenza ulteriore delle osservazioni presentate dal privato. E questo è ragionevole perché il privato, in quello spazio di 10 giorni, può apportare ulteriori osservazioni e memorie sulle quali l'amministrazione può naturalmente motivare e addurre motivi nuovi ostativi che sono emersi da quel materiale partecipativo. Questa norma, questa, diciamo, previsione responsabilizza fortemente da un lato il privato, dall'altro l'amministrazione. Responsabilizza innanzitutto l'amministrazione perché questa norma, dicendo alla pubblica amministrazione che non può addurre motivi nuovi, diciamo, in qualche modo spinge l'amministrazione a condurre un'istruttoria che sia il più possibile completa, perché il monito del legislatore è questo: cara amministrazione, stai attenta perché una volta emanato il preavviso di rigetto, una volta che c'è stata la comunicazione dei motivi ostativi, non puoi far emergere elementi che prima potevi rilevare e ti sei dimenticato o ti sono venuti in mente adesso. Perché l'unica cosa che puoi fare è addurre motivi nuovi che però siano conseguenza delle eventuali osservazioni che il privato ti ha addotto durante quella famosa parentesi procedimentale di 10 giorni. Quindi è un monito particolarmente significativo che responsabilizza la pubblica amministrazione, come appunto a dire, cara amministrazione, come vi accennavo, conduci un'istruttoria che sia il più completa possibile perché dopo non puoi addurre elementi nuovi. La finalità era quella di, è quella, anzi, di evitare cosiddetti colpi di mano procedimentali, cioè che l'amministrazione si svegli tardi e dica, ah, caro privato, guarda che il tuo provvedimento non è accoglibile anche per questo motivo. Ecco, questa norma serve proprio a questo, cioè ad arginare quelli che sono stati definiti, diciamo un po' plasticamente direi, i colpi di mano procedimentali. E quindi è veramente un monito, un messaggio per la pubblica amministrazione. La responsabilizzazione è anche per il privato, che dovrà stare attento nel presentare le proprie osservazioni affinché siano complete e che soprattutto non diano adito all'amministrazione di addurre ulteriori motivi ostativi che di quelle osservazioni sono conseguenza. È una norma, quindi, come vedete, che si pone, come potete ben capire, a garanzia del privato, tutelato appunto dai cosiddetti colpi di mano procedimentali dell'ultimo minuto. E parallelamente è una norma che responsabilizza l'amministrazione a condurre un'istruttoria completa, il più possibile completa, perché dopo gli è precluso appunto ulteriori approfondimenti istruttori che non siano quelli conseguenza diretta delle osservazioni del privato. Apro anche qui un piccolo accenno per darvi sempre il quadro completo. L'esigenza di completezza dell'istruttoria è un canone che già emerge dalla legge 241 del 90, già prima del 2020, se vi ricordate, come conoscete sicuramente bene, le norme preposte all'istruttoria procedimentale, quindi gli articoli 4 e seguenti, ma lo stesso articolo 1 nei suoi principi fondamentali, e la necessità di una completa istruttoria emerge anche, e quindi di un corretto rapporto con il privato, ora emerge anche in modo preponderante dai principi di buona fede oggettiva e di correttezza e di collaborazione che ora abbiamo visto essere espressamente cristallizzati proprio all'interno della legge 241 del 90 al comma 2 bis dell'articolo 1. Quindi diciamo non è una novità così fondamentale, così, scusate, così diciamo dell'ultimo minuto. Si tratta di principi che erano già desumibili dalla legge 241 del 90, ma che ora trovano una precisa cristallizzazione e nel preavviso di rigetto una loro declinazione. Anche qui
un piccolo consiglio che è di teoria generale, ma che in realtà poi vale sempre. Essendo la legge 241 del 90 un corpo unico di norme, quando abbiamo delle difficoltà anche interpretative, bisogna sempre aver riguardo alla visione completa della normativa e soprattutto aver riguardo ai principi fondamentali che spesso aiutano nell'interpretazione e nel come comportarsi sia nei rapporti con i privati che nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni. Quindi dobbiamo sempre avere a mente che in realtà la legge 241 del 90 non ci deve entrare in inganno il fatto che anche oggi stiamo facendo, come vedete, un esame quasi esegetico delle disposizioni, ma devono essere, detto in termini tecnici, considerate sistematicamente all'interno del corpus della legge 241 del 90. Poi si aggiunge la difficoltà che ogni procedimento ha anche una sua normativa di settore, quindi l'operatore, noi stessi dobbiamo essere attenti a considerare sistematicamente le previsioni della 241 con le previsioni contenute nelle specifiche discipline settoriali, ma sempre avendo riguardo a questo ragionamento sistematico che spesso aiuta a risolvere i problemi. Così come aiuta a volte, e apro anche qui una parentesi sempre per un consiglio, visto che siamo nell'ambito di un webinar anche molto dialogante, prestare attenzione a quelle che sono state nel tempo le modifiche legislative, perché a volte può apparire quasi scolastico fare degli excursus, guardare com'era la disciplina previgente, però stamattina ne abbiamo avuto un caso direi molto significativo, il preavviso di rigetto. Se non so com'era prima, faccio fatica ad apprezzare quali sono le conseguenze. Quindi, se volete un buon consiglio quando uno si trova un po' in impasse, a parte scrivere al dottor Bianchino una domanda, che rispondo molto volentieri, è anche questo, cioè guardare com'era la norma prima e com'è diventata, perché così in questo modo davvero si può capire precisamente, uscire dall'impasse di come il legislatore ha voluto andare in un determinato senso. L'abbiamo visto, direi, col preavviso di rigetto, dove mettere vicine le due norme, come era prima e come adesso, aiuta a risolvere i problemi. Questi sono consigli davvero di ordine generale che spero possano esservi d'aiuto. Poi mi fa piacere ricevere le vostre domande e aiutarvi nel caso. Assolutamente. Un altro elemento modificato dal decreto semplificazioni, scusate, sempre con riferimento a questo preavviso di rigetto, che vedete sembra un istituto molto semplice, ma in realtà reca un sacco di problemi, è anche un ulteriore periodo dell'articolo 10 bis che vi ho evidenziato in rosso. E che va in realtà nella medesima ottica, risponde alla medesima ratio che abbiamo visto anche con riferimento al periodo precedente. In particolare, l'articolo 10 bis, quinto periodo, così come modificato, prevede che in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, cioè del provvedimento negativo, nell'esercitare nuovamente il suo potere, l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Anche questa previsione si colloca un pochino nel senso che abbiamo detto con riguardo al quarto periodo, cioè evitare colpi di mano procedimentali, responsabilizzare fortemente la pubblica amministrazione, e qui c'è un passaggio in più che coinvolge una dinamica di ordine processuale, quindi mi soffermo un momento. Una delle pratiche un pochino invalse prima dell'introduzione di questa norma era quella che l'amministrazione, qualora si vedesse annullato il provvedimento di diniego da parte del giudice amministrativo, in sede di riedizione del potere, di riesercizio del potere a seguito del giudicato di annullamento, riaprendo quindi il procedimento a fronte della sentenza del giudice, adducesse in sede procedimentale dei nuovi motivi. Chiaramente l'amministrazione era nella difficoltà di non poter adottare un provvedimento identico a quello già annullato con lo stesso materiale istruttorio. Questo perché, ed ecco la dinamica processuale, perché come probabilmente sapete, le sentenze del giudice amministrativo, nel nostro caso del TAR, tra i vari effetti che hanno, su cui non mi posso soffermare, hanno un effetto cosiddetto, anzi è il primo effetto che hanno, quello principe o principale,
L'effetto cosiddetto conformativo, l'effetto cosiddetto conformativo, cioè quello di conformare l'atteggiamento, in questo caso l'azione procedimentale della parte soccombente, cioè dell'amministrazione, pena ovviamente anche una violazione o un'elusione del giudicato, cioè che se l'amministrazione fa diverso da quello che è stabilito nella sentenza del giudice passata in giudicato, quindi emana un provvedimento tecnicamente detto in violazione o elusione del giudicato, voi sapete, perché l'avevamo anche visto nella lezione precedente per chi c'era, che si tratta di un provvedimento nullo ai sensi dell'articolo 21 septies della legge 241 del 90. Ecco, questa è una conseguenza del cosiddetto effetto conformativo delle pronunce giurisdizionali. L'amministrazione, vi stavo dicendo, una pratica che poteva essere invalsa, una pratica che mi permetto di dire un po' patologica, era quella di addurre motivi nuovi che non aveva addotto in sede di primo procedimento, cioè quello che ha portato al provvedimento annullato poi dal giudice. E quindi fondamentalmente far trovare il privato in una situazione nuova, un colpo di mano, come l'abbiamo definito poc'anzi. Ecco, questa norma, il quinto periodo dell'articolo 10 bis, come inserito nel 2020, vuole proprio porre un argine a questa prassi procedimentale e responsabilizzare, come accennavamo, la pubblica amministrazione. Come a dire, cara amministrazione, devi curare l'istruttoria in modo completo il più possibile, perché se il provvedimento negativo viene poi annullato, non puoi far emergere motivi nuovi che avevi la possibilità di far emergere durante la prima istruttoria procedimentale, quella che ha portato al provvedimento annullato. Come vedete, anche qui, l'ottica è proprio quella della responsabilizzazione della pubblica amministrazione. L'ottica è anche quella di tutelare il privato di fronte, appunto, quello che abbiamo un po' definito, così con una terminologia direi da bar, i colpi procedimentali della pubblica amministrazione. Quindi vedete, il problema era sentito ed evidentemente anche di un certo impatto, e ce lo dice il fatto che se il legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire con una disposizione di questo tipo, evidentemente era un problema molto significativo. Le conseguenze, anzi, aprono anche qui, giusto sempre per darvi il quadro e per dirvi l'importanza dei principi. Questo atteggiamento della pubblica amministrazione era basato sul cosiddetto principio dell'inesauribilità del potere pubblico. Principio dell'inesauribilità del potere pubblico, alla luce del quale la pubblica amministrazione si arrogava, diciamo, questa possibilità di poter intervenire dopo un annullamento giurisdizionale con motivi nuovi non addotti nella prima fase istruttoria, nel primo procedimento. Un primo elemento sicuramente importante è il vizio di nullità, laddove ci fosse un provvedimento nullo appunto per violazione o elusione del giudicato. Ma questa disposizione va a completamento di un regime di tutela a favore del privato e nell'ottica della responsabilizzazione della pubblica amministrazione, come abbiamo più volte accennato. Quindi è sicuramente un elemento di tutela maggiore. E a completamento appunto della tutela a favore del privato. Come vedete, quindi il decreto semplificazioni ha fortemente messo le mani all'articolo 10 bis della legge 241 del 90, modificando quello che abbiamo detto, giusto per riavvolgere un po' il nastro, perché appunto abbiamo detto tante cose, spostando il regime del preavviso di rigetto dall'interruzione, come era prima del decreto semplificazioni, alla sospensione, che è la modifica più impattante. Scusate, torno un attimo indietro. Prevedendo appunto due meccanismi con la modifica del quarto e del quinto periodo dell'articolo 10 bis, prevedendo meccanismi di responsabilizzazione della pubblica amministrazione e di tutela ulteriore del privato. E quindi davvero un apparato particolarmente significativo e modifiche piuttosto dirompenti sulla disciplina del preavviso di rigetto. Un'altra modifica alla legge 241 del 90 che attiene all'istituto del preavviso di rigetto, ma che è spostata da un'altra parte,
è la modifica apportata all'articolo 21 octies, 2 della legge 241 del 90. L'articolo 21 octies, 2, e più in generale l'articolo 21 octies, è l'articolo che disciplina il regime dell'annullabilità dei provvedimenti amministrativi. Faccio una piccola premessa di inquadramento. Voi sapete che le cosiddette categorie dell'invalidità del provvedimento amministrativo sono, in linea generale, l'annullabilità e la nullità. Lasciamo per stare un po' la categoria dell'inesistenza e dell'irregolarità alla quale arriveremo. Le categorie dell'invalidità sono, in linea generale, due, vale a dire l'annullabilità e la nullità. Mentre la nullità è ovviamente la categoria più grave di invalidità disciplinata dall'articolo 21 septies, l'annullabilità invece è la categoria meno grave di invalidità. Annullabilità disciplina, i cui vizi sono disciplinati dall'articolo 21 octies, 1, che prevede specificamente che il provvedimento amministrativo è annullabile per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, incompetenza relativa o eccesso di potere. Non c'è il tempo per, diciamo, descrivere ognuno di questi vizi di annullabilità, Sì, ma intanto, giusto per la accennarvi, sappiamo, la sapete che vediamo. sono vizi Prego, prosegua. specificamente previsti dal comma 1 dell'articolo La 21 sentiamo. octies: Sì, ci sono anche dei incompetenza, feedback, tra cosiddetta l'altro, su relativa, questo. eccesso di Prego. potere e violazione di legge, che determinano appunto l'annullabilità del provvedimento amministrativo. L'articolo 21 octies, 2 prevede invece la cosiddetta irregolarità, che sembra una forma meno grave di invalidità, e lo è in effetti, ed è tra le ipotesi di irregolarità. Vedo che c'è qualche problema di connessione, se non è un problema di un singolo, chiedo alla dottoressa D'Agostini se invece si sente bene. Direi che allora ahimè è perfetto. Perché mi spiace se perdi un po' di collegamento, ahimè, forse. Bene, bene. Infatti, vedo super tempestivi. Ecco, il comma 2 disciplina un regime, chiamiamolo depotenziato dell'invalidità, ma ci capiamo, che non è l'annullabilità. Ecco, uno di questi regimi depotenziati di invalidità, chiamata descrittivamente, perché non è la legge che usa questo termine, ma invalso nella prassi, direi, è quello dell'irregolarità ed è il caso della comunicazione di avvio del procedimento. Voi sapete che da tempo, dal 2005 per la verità, c'è una norma, che è appunto il comma 2 dell'articolo 21 octies, che prevede che il provvedimento amministrativo non sia annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento, quando l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Punto. La parte evidenziata in giallo, visto che abbiamo la slide sotto, è quella aggiunta dal decreto semplificazioni sulla quale vorrei soffermarmi. Prima di arrivare a quella, però, prima parte. La prima parte del comma 2 dell'articolo 21 octies, questo estratto che io vi voglio proporre, si riferisce non al preavviso di rigetto, ma, come potete leggere, letteralmente alla comunicazione di avvio del procedimento. Questa disposizione consentiva e consente che, laddove l'amministrazione si sia scordata di comunicare l'avvio del procedimento, ciò che determinerebbe l'annullabilità del provvedimento finale per il vizio di violazione di legge, cioè di violazione dell'articolo 7 e 8 della legge 241 del 90. Ebbene, in questi casi il legislatore ha introdotto una sorta di correttivo, ha introdotto un gettone che l'amministrazione può usare, cioè dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Cioè, come a dire, la regola generale è che manca la comunicazione di avvio del procedimento perché l'amministrazione si è scordata, perché ci ha dormito sopra? Benissimo, in linea generale, anzi malissimo, in linea generale il provvedimento finale, sfavorevole per il privato ovviamente, che se favorevole è buon per lui, provvedimento sfavorevole potrà essere impugnato
perché l'amministrazione non ha comunicato l'avvio del procedimento, quindi il provvedimento è tecnicamente e teoricamente annullabile per il vizio di violazione di legge, ed in particolare per violazione degli articoli 7 e 8, ma articolo 7 in particolare, della legge 241 del 90. All'amministrazione però l'articolo 21 octies, comma 2, dà un destro, dà una possibilità, cioè dimostrare in giudizio che cosa? Che anche se ci fosse stata la comunicazione di avvio del procedimento e anche quindi se ci fosse stata la partecipazione del privato, il provvedimento sarebbe stato uguale. Quindi, come a dire, e anche qui non vorrei banalizzare, ma per farci capire, non avrebbe senso annullare il provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Perché se il giudice annullasse il provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento, siccome il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, l'amministrazione cosa farà? Rifarà lo stesso identico procedimento, stavolta ricordandosi di comunicare l'avvio del procedimento. Quindi è come dire, caro giudice, è inutile che annulli, perché se annulli, io in sede di riedizione del potere amministrativo, cosa farò? Rifarò lo stesso identico procedimento, mi ricorderò stavolta di emanare la comunicazione di avvio, ma l'esito sarà uguale, quindi ci sarebbe uno spreco di attività amministrativa. Sostanzialmente, in soldoni, è questo il problema a cui vuole far riferimento questa norma, che c'era già, ribadisco, prima del decreto semplificazioni, è stata introdotta nel 2005, mi pare con la legge 15, ma va bene, insomma nel 2005. Questa norma però ha un problema annosissimo, molto affrontato, che in realtà l'amministrazione per raggiungere questa prova, cioè dire anche se, dimostrare che anche se ci fosse stata la comunicazione, se anche il privato avesse partecipato, il provvedimento sarebbe stato uguale, è stata descritta come, passatemi il termine latineggiante, che però rende bene l'idea, una probatio diabolica, cioè dire sì, il legislatore consente questa dimostrazione, ma per l'amministrazione arrivare a questo livello di prova non è semplice. Appunto viene descritta come probatio diabolica. E l'interpretazione, proprio ribadisco in latinetto, non sono solito appunto esporre con latinetti, ma qui secondo me rende bene l'idea. E tant'è che la giurisprudenza aveva, ve lo dico anche per informazione e per completezza, aveva e ha sempre cercato di correggere la portata applicativa di questa norma, dicendo che il privato ha quantomeno un onere di allegazione in giudizio, cioè il privato deve in giudizio, quando impugna un provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento, in giudizio avrebbe l'onere di allegare quello che sarebbe stato il materiale istruttorio che avrebbe apportato se avesse saputo dell'avvio del procedimento. E questo alleggerisce l'onere probatorio dell'amministrazione, perché potrà vedere quello che il privato avrebbe potuto apportare in sede procedimentale, in sede di istruttoria procedimentale, e quindi difendersi, diciamo, più agevolmente. E quindi, appunto, come vi accennavo, una sorta di interpretazione correttiva di questa norma, di questa probatio diabolica che l'amministrazione in realtà ha in mano come pistola fumante, oserei dire. Però, appunto, una norma molto, molto controversa. E sempre, appunto, per completezza, anche qui entra in gioco una dinamica processuale. Questo onere di allegazione in capo al privato, sostenuto dalla giurisprudenza sulla base di questa interpretazione correttiva, non è campata per aria, ovviamente, ma trova fondamento sempre in quel principio, ed ecco perché ve lo volevo dire, anche per sottolinearvene la portata, sempre in quel principio di buona fede che abbiamo visto prima, che oltre ad informare i rapporti privatistici, oltre ad informare ad oggi i rapporti tra pubblica amministrazione e privato in sede procedimentale, è un principio che opera anche in sede processuale, appunto questo principio di correttezza e buona fede tra le parti anche in sede processuale, che ora è previsto, ora dal 2010, è previsto espressamente nel cosiddetto codice del processo amministrativo, cioè nel decreto legislativo 104, del 2010. Come vedete, due avvertenze. Innanzitutto questa, guardate come pur spiegando, pur confrontandoci stamattina su dinamiche di ordine, su diritto amministrativo sostanziale, cioè procedimentale,
entrino sempre degli elementi di carattere processuale, che è tipico del diritto amministrativo, tant'è che molte applicazioni di carattere sostanziale le ritroviamo, sembra quasi un ossimoro, le ritroviamo esaminando la disciplina del processo amministrativo. L'avevamo visto per chi c'era nella puntata precedente, anche con riferimento alla nullità, avevamo citato l'articolo 34 del codice del processo, per chi c'era e chi se l'era appuntato. E vedete anche un'altra avvertenza, come diritto amministrativo, diritto privato, tra di loro ci sia una commistione. Anche questo non deve sbalordire, perché probabilmente l'avete sentito dire, c'è un altro principio fondamentale che bisogna sempre tenere presente, e non è solo una questione di teoria generale, ma anche ha dei risvolti applicativi significativi, il cosiddetto principio dell'unità dell'ordinamento. Vale a dire, vero che c'è la disciplina civilistica, privatistica, la disciplina pubblicistica, vero che si tende un pochino a settorializzare o, come si suol dire, andare con il paraocchi per compartimenti stagni. Ma ricordiamoci che c'è anche questo principio di carattere generale, cioè dell'unità degli ordinamenti. E come accennavo, non è solo di teoria generale, ha dei risvolti applicativi e pratici, per arrivare a noi, significativi, perché a volte io riesco a ritrovare nella disciplina civilistica degli elementi che mi aiutano a risolvere problemi di carattere pubblicistico. Faccio un esempio su tutti che non c'entra con oggi, ma che forse vi siete confrontati. Ma ad esempio, pensate alla materia dei contratti pubblici, per fare l'esempio eclatante, laddove per interpretare alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 50 del 2016, il cosiddetto codice dei contratti, si fa ricorso alla disciplina privatistica. Addirittura nel codice dei contratti pubblici c'è addirittura una norma che dice: per quanto non previsto dal presente codice, si applica la legge 241 del 90. Quindi vedete anche la forza espansiva che ha la normativa che oggi esaminiamo. E si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Quindi addirittura nel codice dei contratti, vista la peculiarità della materia, c'è un rinvio espresso. Ma anche laddove non ci fosse, ribadisco, a volte per risolvere alcuni aspetti problematici, non è sbagliato andare a vedere cosa prevede la disciplina civilistica con riferimento alla fattispecie concreta che stiamo esaminando. Ad esempio, provvedimenti amministrativi, l'interpretazione dei provvedimenti amministrativi fa riferimento e si può prendere a riferimento la disciplina contenuta nel codice civile con riferimento all'interpretazione dei contratti, per quanto compatibile, ovviamente, ma è un indirizzo assolutamente assodato. Quindi vedete come in realtà, anche qui, anche questo può essere un consiglio se lo volete accettare, che a volte per risolvere alcune problematiche bisogna aver riguardo, diciamo, non solo, come ci accennavamo poc'anzi, scusate, ho visto un commento, non solo, come abbiamo visto poc'anzi, al corpus normativo della legge 241 oppure all'altra legge che stiamo guardando, ma anche a quello che prevedono le altre disposizioni, le altre discipline, perché a volte ci possono essere degli aiuti significativi da non sottovalutare. Legge, torniamo a noi, 21 octies, 2, tutta la prima parte che io vi ho lasciato in nero per comodità, fa riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento. Abbiamo visto con quali conseguenze. Io ve l'ho voluto esaminare in dettaglio perché? Perché prima che ci fosse la parte in giallo, quindi prima del 2020, si diceva che la prima parte che è in nero, cioè la disciplina della comunicazione di avvio del procedimento, si applicasse anche al preavviso di rigetto. Sottolineo questo passaggio. Prima del 2020, quindi prima della parte aggiunta in giallo, si diceva che la disciplina di cui all'articolo 21 octies, 2, riferita alla comunicazione di avvio del procedimento, si applicasse anche al preavviso di rigetto. Lui dice: ma com'è possibile? Qual è il ragionamento? Il ragionamento che era stato fatto da un'interpretazione che, badate, era molto consolidata, era questo: la comunicazione di avvio del procedimento, così come il preavviso di rigetto, o meglio, il preavviso di rigetto, inverto il ragionamento,
così come la comunicazione di avvio del procedimento, risponde a un minimo comune denominatore, cioè avviare il contraddittorio procedimentale. L'ho detto bellamente, ma per farmi capire, cosa si sosteneva? Il preavviso di rigetto con la comunicazione di avvio del procedimento ha la stessa ratio, cioè consentire all'amministrazione al privato di dialogare. La comunicazione è lato 1, lato 0, come volete. Il preavviso di rigetto arriva un pochino dopo, ma la ratio è la stessa. La comunicazione attiva fin dall'inizio il dialogo. Il preavviso di rigetto lo fa un po' dopo con un'altra finalità, cioè far cambiare idea all'amministrazione, ma pur sempre la stessa cosa. Poi c'è un altro elemento che questa giurisprudenza, questa corrente, ribadisco che secondo me era maggioritaria, però non voglio sbilanciarmi perché non lo so con precisione, sicuramente era molto consolidata, ma direi maggioritaria. E l'altro elemento era questo, e qui c'è un altro consiglio. Il preavviso di rigetto, come la comunicazione di avvio del procedimento, ha testimonianza che erano due istituti speculari simili che si potevano assolutamente assimilare, stava in questo, che entrambi sono disciplinati nello stesso capo della legge 241 del 90, cioè nel capo terzo, dedicato alla partecipazione al procedimento. Ribadisco questo passaggio. La giurisprudenza, per sostenere quello che abbiamo appena evidenziato, diceva si tratta di due istituti speculari assimilabili con le stesse finalità. E questo ce lo dice il fatto che sono disciplinati nella legge 241 del 90. Allo stesso capo, cioè al capo terzo, relativo alla partecipazione procedimentale. Il consiglio che vi voglio dare al netto del caso di specie è anche questo. Badate bene, anche oltre sulla legge 241 del 90, ma anche nelle altre leggi, dove sono inserite le norme, cioè in che capo sono inserite, perché anche questo è significativo. In che titolo, se ci sono, in che capo, se c'è, ma spesso c'è. Perché i titoli e i capi, al di là del fatto della regola generalissima, che la rubrica degli articoli, così come la rubrica dei capi e dei titoli delle leggi, non è vincolante, però è significativa, perché se il legislatore l'ha scritta in un certo modo, qualcosa vorrà pur dire. Quindi anche lì, quando dovete giocare con le norme o applicarle, badate anche questo è un dato importante, cioè dove sono inserite le norme. Nel nostro caso, ad esempio, il fatto che l'articolo 10 bis fosse inserito nel capo terzo ha indotto la giurisprudenza a questo ragionamento, cioè uno degli elementi che ha indotto la giurisprudenza a questo elemento. Quindi mi raccomando, anche questo è un aspetto importante, cioè considerare dove le norme, come si dice in gergo, sono collocate sistematicamente. È importante e a volte non viene neanche colto perché, ad esempio, io ho scaricato un testo della legge 241 da un sito abbastanza noto e lì, ad esempio, i capi non vengono neanche riportati. Quindi, e non va bene perché invece sono significativi. La giurisprudenza, quindi, per tornare a noi, aveva, diciamo, elaborato questo ragionamento. Tuttavia, era un ragionamento che, a mio modestissimo parere, non considerava un dato piuttosto significativo. Che è vero che la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto sono istituti speculari, cioè hanno la medesima finalità di attivare un contraddittorio, ma c'è un piccolo elemento da considerare, che il preavviso di rigetto, a differenza della comunicazione di avvio del procedimento, diciamo, una comunicazione che ha una sua valenza, un suo carattere negativo, perché è come dire, attenzione privato, perché qui andiamo male, nel senso che se continua così ci sarà un provvedimento di diniego. Quindi, mentre la comunicazione di avvio ha una sua fisiologicità, per usare quasi un neologismo, ha una sua fisiologia, meglio, il preavviso di rigetto interviene in un momento che comincia ad essere già un po' patologico, ha una sua valenza negativa e questo è un elemento che andava forse considerato ed è proprio su questo elemento che il legislatore del 2020 ha appiccicato all'articolo 21 octies un nuovo periodo, chiarendo in modo direi lapalissiano che la disposizione di cui al secondo periodo, cioè il regime che abbiamo analizzato
240, riferito alla comunicazione di avvio del procedimento, non si applica al preavviso di rigetto. Tradotto in altri termini, cosa vuol dire? Vuol dire che se l'amministrazione si scorda di emanare il preavviso di rigetto, non ha la possibilità di giocare il jackpot, non ha la possibilità di giocarsi la carta dell'approbatio diabolica che abbiamo visto con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento. Se l'amministrazione si scorda il preavviso di rigetto, non è più recuperabile e laddove il privato impugni il provvedimento negativo per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il provvedimento sarà sicuramente annullato. Sarà annullato per il vizio di violazione di legge, cioè per violazione dell'articolo 10 bis della legge 241 del 90. L'unico strumento, ma qui entriamo in un'ottica avvocatesca e difensiva, quindi non va bene, perché siamo già in un'ottica difensiva e quindi ribadisco, non va bene, ma giusto per dirle tutte, l'unico strumento che potrebbe rimanere all'amministrazione è questo, posto che il privato sicuramente impugnerà, perché se manca il preavviso di rigetto con questa norma inserita nel 2020, difficilmente ci si potrà salvare. L'unico elemento, appunto, che l'amministrazione, ma siamo già in un'ottica avvocatesca e difensiva, quindi ribadisco, non va bene. L'unico elemento che potrà dire l'amministrazione, se così è dire sì, è vero che non c'è stato il preavviso di rigetto, tuttavia, con il privato abbiamo in un qualche modo attivato un contraddittorio procedimentale che ha consentito al privato di potersi difendere a fronte di un procedimento che si stava mettendo male, quindi l'obiettivo dell'articolo 10 bis è stato raggiunto. È un ragionamento che ribadisco molto avvocatesco, è in un'ottica difensiva, ma si basa, non è campato per aria ovviamente, si basa su un altro principio importante del diritto, il cosiddetto, ed è un principio che non a caso è di ordine processuale, è il principio del raggiungimento dello scopo. Cioè, come a dire, l'amministrazione sulla base di questo principio, cosiddetto del raggiungimento dello scopo, che è un principio che origina addirittura, pensate, giusto per tornare al discorso che facevamo prima, dell'unità degli ordinamenti, dal codice di procedura civile. Quindi vedete un po' dove siamo andati a parare, ma che opera palesemente anche in diritto amministrativo e nel processo amministrativo, è assolutamente, assolutamente in modo pacifico, eh. Mi sono perso. No, il principio del raggiungimento dello scopo, ecco, consentirebbe all'amministrazione di dire: sì, è vero, il preavviso di rigetto non c'è stato, perché se non c'è, non c'è, è inutile andarci ad accapponare. Tuttavia, io, amministrazione, sono in grado di dimostrare che, pur non essendoci stato il preavviso di rigetto, come si dice in gergo, lo scopo è stato raggiunto aliunde. In un altro modo, cioè il privato è comunque stato consentito al privato di partecipare, è stato messo al corrente del fatto che il provvedimento sarà probabilmente negativo, il privato ha presentato addirittura delle osservazioni, delle memorie, quindi lo scopo dell'articolo 10 bis è stato pienamente raggiunto. Caro giudice, ti chiedo di non annullare il provvedimento. Sottolineo questa cosa perché la ritengo importante. È un'ottica avvocatesca, cioè non è che mi sono arrampicato sugli specchi come avete intuito, ma ho cercato di ragionare utilizzando dei principi di ordine generale. È un'ottica però difensiva che non va bene perché c'è stato un problema. Ed essendo in un webinar, poniamo l'accento su questo, cioè sul fatto che il decreto semplificazioni ha chiarito in modo assolutamente inconfutabile che se manca il preavviso di rigetto, cara amministrazione, c'è un problema di legittimità del provvedimento finale negativo, che sarà quantomeno annullabile per violazione di legge. Per violazione di legge. Poi dopo si apre il ragionamento che ci dicevamo, ma intanto è bene chiarire questo passaggio. Ho letto subito, il preavviso di rigetto è obbligatorio anche in caso di provvedimento favorevole, ma con costrizioni onerose e sgradite. Non so se
se ho capito bene la questione. Il preavviso di rigetto dell'articolo 10 bis, mi raccomando, a parte l'operatività che opera solo nei procedimenti a distanza di parte, ovviamente preavviso di rigetto, attenzione, nel senso che preavviso di rigetto è un termine descrittivo, diciamo, il termine utilizzato dal legislatore è comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, quindi opera nei procedimenti a distanza di parte e quindi ovviamente sono procedimenti che direi per la maggiore sono preordinati ad ottenere un provvedimento favorevole e ampliativo. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ad ottenere un provvedimento ampliativo presuppone un procedimento che ormai sta andando verso un provvedimento sfavorevole, cioè un provvedimento negativo di diniego dell'istanza. Chiarito anche questo passaggio e andando un po' più velocemente, tema dell'applicazione del preavviso di rigetto all'ipotesi di SCIA. Ci si chiede, ci si è chiesti, tant'è che ci sono anche le sentenze molto recenti, se il preavviso di rigetto sia necessario anche in caso di SCIA, cioè prima di attivare i poteri che sono consentiti di inibizione dell'attività e rimozione dei suoi effetti, di cui è l'articolo 19 della legge 241, oppure no. Prima di arrivare alla soluzione, che è nella slide successiva, in realtà la risposta ce la possiamo dare anche agevolmente, che passa dalla natura giuridica della SCIA, sulla quale, come sapete anche meglio di me, per lungo tempo, quantomeno dal 2010 fino al 2010, c'è stato un dibattito feroce sulla natura giuridica della SCIA, se a fronte della SCIA si generasse un provvedimento amministrativo tacito oppure no, quale fosse appunto la natura giuridica della segnalazione. Ecco, su questo tema era intervenuta dapprima l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria 15 del 2011, che aveva chiarito in modo direi abbastanza inequivocabile che la SCIA è un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. È una dichiarazione di scienza, fondamentalmente. Sulla SCIA, appunto, dell'adunanza plenaria, scusate il gioco di parole, sulla SCIA dell'adunanza plenaria 15 del 2011, il legislatore è intervenuto sull'articolo 19, introducendo il comma 6 ter, precisando che la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Passando per la natura giuridica della SCIA, è evidente come l'istituto del preavviso di rigetto riferito ai procedimenti a distanza di parte che si concludono con un provvedimento non può operare anche con riferimento alla SCIA. Il TAR Veneto, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale molto consolidato, TAR del 2018, io poi vi ho riportato TAR Sicilia 2019 per farvi vedere come da nord a sud l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa sia lo stesso, tant'è che questa frase che io vi ho un po' sintetizzato è ripresa letteralmente, direi, in tante sentenze. TAR Veneto è da escludere che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante, al cittadino che ha presentato la SCIA, l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto, quello che ci interessa, prima dell'esercizio dei poteri di controllo inibitori previsti dall'articolo 19. Quindi preavviso di rigetto che, passando per la natura giuridica della SCIA, confermato dalla giurisprudenza assolutamente consolidata, non trova cittadinanza nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 241 del 90, che invece che riguardano un'attività dell'amministrazione aperta a fronte di una SCIA, di una segnalazione che ha natura giuridica privatistica di dichiarazione di scienza. Scusate. Per concludere sul preavviso di rigetto e passare ad altri istituti prima che finisca il tempo, abbiamo detto che il
Preavviso di rigetto opera, ha un ambito applicativo piuttosto limitato, nel senso che opera piuttosto limitato, insomma, è applicato però con un regime, diciamo, limitato ai procedimenti a distanza di parte, quindi non si applica ai procedimenti d'ufficio e non si applica altresì a due tipologie procedimentali per espressa previsione dello stesso articolo 10 bis, vale a dire procedimenti concorsuali e procedimenti di competenza degli enti previdenziali. In questi casi, appunto, si dice quid iuris, cioè cosa succede? Procedimenti d'ufficio. Ribadisco, non si applica l'istituto del preavviso di rigetto, ma visto che il legislatore del 2020 ha introdotto specificamente e letteralmente i principi di buona fede e di collaborazione, l'amministrazione, come vi dicevo, dovrà sempre tenere conto anche di questi elementi. Quindi non è che deve emanare un preavviso di rigetto perché non è previsto e perché nell'attività amministrativa c'è un altro principio che dobbiamo tenere in considerazione, sempre affermato dalla legge 241 del 90 ed in particolare dall'articolo 1, cioè il divieto di aggravamento del procedimento, vale a dire non introdurre oneri procedimentali non previsti o che non servono, perché l'altra faccia della medaglia è appunto il divieto di aggravamento del procedimento, quindi dobbiamo prestare attenzione anche a questo. Ma dall'altro lato c'è anche un principio di buona fede e di collaborazione col privato che dovrebbe indurre l'amministrazione a dialogare con il privato cittadino al fine di addivenire a quel provvedimento finale che, come ci ricordiamo da teoria generale, deve essere, come ritrovate in tutti i manuali di diritto amministrativo, l'equo, che ricordo sempre anche agli studenti, l'equo contemperamento degli interessi in gioco, cioè l'interesse pubblico concreto come sintesi tra interesse pubblico astratto della pubblica amministrazione e interessi dei privati. Vedete quanti principi entrano in gioco e come l'attività dell'amministrazione richieda uno sforzo davvero importante da parte dell'amministrazione, cioè da parte dei funzionari, da parte degli operatori, come siete voi innanzitutto. Ma questo deriva, non voglio alzare troppo il tiro, ma dal fatto che la pubblica amministrazione ha un'attività discrezionale, l'attività amministrativa è una tipica attività di carattere discrezionale, salve le ipotesi dell'attività vincolata di cui oggi non abbiamo il tempo di parlare, ma che lascerei anche stare. Il decreto semplificazioni ha impattato fortemente anche su altre disposizioni, vado un pochino più veloce, che sono meno, diciamo, problematiche, modificando l'articolo 16 della legge 241 del 90, cioè la famosa disciplina dei pareri resi dagli organi consultivi, passando da un regime del doppio binario a un regime con un binario solo. Nel regime del doppio binario, cosiddetto del doppio binario, ma è un'espressione che non trovate da nessuna parte perché me la sono inventata, è quella descritta nell'articolo 16,2 della legge 241 del 90, come era prima della modifica del decreto semplificazioni. Prima della modifica del 2020, infatti, si prevedeva che in caso di mancata comunicazione di un parere obbligatorio, l'amministrazione avesse la facoltà di prescindere dal parere, mentre nel caso in cui fosse richiesto un parere facoltativo, l'amministrazione doveva obbligatoriamente procedere, indipendentemente dall'espressione del parere. Vedete la diversità di espressione che io vi ho evidenziato in rosso? È in facoltà rispetto ai pareri obbligatori, procede nel caso di mancata espressione di un parere facoltativo. Quindi per questo doppio binario io ve l'ho descritto, perché per i pareri obbligatori l'amministrazione era in facoltà prescindere dall'espressione del parere, quindi poteva anche richiederlo, poteva agire per ottenere da un organo consultivo equipollente un parere non reso. Invece per i pareri facoltativi, se il parere non veniva reso dall'organo consultivo, l'amministrazione doveva andare avanti, ferme restando le responsabilità in capo all'organo consultivo. Con la modifica apportata nel 2020, il regime diventa unico, vale a dire che sia nel caso in cui siano richiesti i pareri obbligatori, sia nel caso in cui siano richiesti pareri facoltativi,
Qualora l'organo consultivo non renda nei termini, generalmente 20 giorni, il parere obbligatorio o il parere facoltativo, l'amministrazione deve per forza procedere, indipendentemente dall'espressione del parere, prevede la disposizione. Quindi, sia che sia richiesto un parere obbligatorio, sia che sia richiesto un parere facoltativo, l'amministrazione deve andare avanti, non può più avvalersi della facoltà che le era riconosciuta con la previgente disposizione. L'ottica, come sempre, ed è la finalità che ha informato il legislatore del 2020, è quella dell'accelerazione. Se vi ricordate, uno degli elementi che avevamo visto in apertura per chi c'era del precedente seminario, diciamo, inquadrare bene tutte queste modifiche normative, uno degli elementi, uno dei minimi comuni denominatori era l'accelerazione, e anche qui tenete presente, sempre nell'ottica della teoria generale che ci aiuta ad operare, che quando abbiamo anche qui difficoltà nel capire qual è il fine che il legislatore intende perseguire, dobbiamo fare riferimento a quella particolare interpretazione cosiddetta teleologica, cioè che valorizza il fine del legislatore, e quindi considerare dove la normativa è inserita. Qui, se vi ricordate, avevamo fatto una quindicina di minuti di apertura al corso precedente, dicendo che siamo nell'ambito dell'agenda per la semplificazione, nell'ottica dell'accelerazione. Quindi, vedete, quegli elementi che sembravano di premessa di ordine quasi generale, quasi, diciamo, così, quasi appunto di teoria generale, in realtà, come vedete, ci servono bene per capire esattamente alcuni passaggi delle modifiche. Quindi, per usare un'espressione, tutto fa brodo, come vedete, e quindi c'è un filo conduttore, per essere più seri, un filo conduttore che informa tutte le disposizioni che andiamo a leggere e soprattutto ad applicare. Un'altra disposizione che secondo me non reca particolari problemi, ma che è molto impattante sull'attività amministrativa e che va valorizzata, è l'introduzione, che ve la volevo solo segnalare, del comma 3 bis all'articolo 18 della legge 241 del 90. Ormai, diciamo, chiamato, seppur di recente introduzione, l'articolo sulle autocertificazioni. So che lo si conosce con questa terminologia. Anche questa non è una novità così, diciamo, impattante, perché in realtà già sul tema autocertificazioni, che addirittura erano state previste, insomma, ben regimentate nel 2000 col DPR 445, l'applicazione è sempre stata quella di cercare di ampliarne il raggio applicativo. E non è una novità che ci sia una disposizione rafforzativa di quella prassi, perché già con il decreto rilancio, il decreto legge 34 del 2020, successivamente convertito in legge, che adesso mi sfugge il numero, però il decreto legge 34 del 2020, cosiddetto decreto rilancio, all'articolo 264 già aveva valorizzato fortemente il tema dell'autocertificazione anche con riferimento alle rendicontazioni. Ecco, il decreto rilancio aveva però introdotto una deroga, una normativa, scusate, temporalizzata, perché era una normativa che aveva operatività fino al 31 dicembre 2020. Ecco, il senso della modifica apportata al comma 3 bis dell'articolo 18 è andare proprio in quell'ottica e regimentare questa, passatemi il termine, questa esplosione nell'utilizzo delle autocertificazioni. Adesso non voglio tediarvi con un esame esegetico letterale della norma, che mi sembra da piuttosto chiara. Vedete anche la terminologia utilizzata, comunque denominati, insomma. Davvero vedete come legislatore l'ottica del legislatore sia quella di ampliare fortemente l'utilizzo di questo strumento. Mi raccomando, anche qui l'attenzione a quello che prevede la norma, che non è, torna un po' anche così in voga quello che dicevamo sul preavviso di rigetto. Guardate l'incipit nei procedimenti avviati su istanza di parte. Quindi l'abito applicativo dell'articolo 18,3 bis, così come abbiamo visto per il preavviso di rigetto con riferimento a tutt'altro istituto, è limitato,
ai procedimenti avviati su istanza di parte. Poi, ecco, l'articolo 18,3 bis, secondo me, nel suo dettato normativo, appunto, non ha particolari problemi. Poi, se avete qua, credo che ne abbia di più nell'applicazione, forse concreta, con riferimento a singole fattispecie. Magari se avete qualche caso specifico, mi scuso e vi chiederei magari di farmi una domanda specifica con riferimento a casi particolari, così non davvero ribadisco la formulazione in sé, non mi, se mi sembra chiara, però mi rimetto alle vostre domande se ne avete, che mi inoltrerete a questo punto via mail. Nella mia ambiziosa programmazione del webinar di oggi c'era anche naturalmente l'intenzione di parlare in modo dettagliato della conferenza di servizi che era anche un pochino rimasta indietro. La conferenza di servizi, proprio grazie a un invito precedente di un paio d'anni fa del gabinetto della presidenza della giunta, della dottoressa Parona, ne avevamo parlato e mi erano servite 3 ore, credo solo per quello, 2 ore, adesso non mi ricordo. Quindi già questo ci dice che facciamo fatica a parlarne oggi, forse bisognerebbe fare un incontro dedicato. Non voglio però soffermare l'attenzione sulla disciplina istituzionale, magari della conferenza di servizi, perché magari molti di voi già la conoscono bene e la utilizzano per lavoro e quindi non voglio soffermarmi su diciamo, un esame articolo per articolo e sulla disciplina, ribadisco, istituzionale contenuta negli articoli, sappiamo, 14 e seguenti della legge 241 del 90. Vi lascio però le slide che credo possono essere utili per leggere quella disciplina perché ho cercato nella sua complessità di destrutturarvela. Faccio un esempio su tutti, la slide, a parte appunto la differenza tra semplificata con modalità sincrona e simultanea con modalità sincrona, appunto vi dicevo, ho cercato di destrutturarvela, qui ad esempio vi ho elencato i casi in cui opera la conferenza simultanea, per cui così avete quantomeno una bussola orientativa. Vorrei però soffermarmi con voi, visto che sono anche le 11:15, su alcuni problemi di carattere applicativo. Soffermandomi, le altre slide ve le lascio naturalmente, così come quelle della prima parte, che sono tutte messe in linea, credo, sul sito di Formez PA, poi la dottoressa D'Agostini vi fornirà sicuramente tutte le indicazioni. Volevo soffermarmi appunto su alcune problematiche, prendendo in considerazione l'articolo 14 bis della legge 241 del 90, articolo 14 bis che disciplina la conferenza semplificata con modalità asincrona, che come sapete, conferenza semplificata con modalità asincrona, è il modulo ordinario nel quale si svolge o con il quale si svolge la conferenza decisoria di cui all'articolo 14,2, che ha carattere obbligatoria, laddove il rilascio di provvedimenti sia subordinato all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati. Come sappiamo, l'articolo 14 bis, che è davvero una norma, così come tutte le norme sulla conferenza di servizi, diciamo molto articolata, giusto per usare un eufemismo, prevede una procedimentalizzazione pesante dello svolgimento dei lavori della conferenza di servizi con modalità asincrona, prevedendo una scansione temporale davvero uno per uno, momento per momento, tant'è che si parla di termini infraprocedimentali. Come sapete, cioè, nella convocazione della conferenza di servizi, l'amministrazione deve dare conto, articolo 14 bis, 2 lettera A, dell'oggetto della conferenza, di tutti gli elementi che ne costituiscono appunto il materiale da esaminare, deve dare conto altresì, in particolare lettere B e C, e qui arriviamo ai termini, del termine perentorio non superiore a 15 giorni, entro cui richiedere integrazioni istruttorie, ex articolo 2,7 della legge 241 del 90,
E deve dare conto altresì del termine perentorio, vedete quello che dicevamo poi all'inizio con riferimento al preavviso di rigetto, che laddove ci vuole un termine perentorio la legge lo dice o lo fa capire, qui lo dice espressamente, non superiore a 45 giorni affinché le amministrazioni partecipanti alla conferenza rendano le proprie determinazioni. Mi soffermo un attimo sul comma 2 dell'articolo 14 bis, lettera B. Termine perentorio non superiore a 15 giorni, che l'amministrazione procedente deve indicare, entro cui le amministrazioni partecipanti possono richiedere integrazioni istruttorie. Ecco, ci si è chiesti se uno dei problemi applicativi che ne è emersi e che ci si è appunto chiesti è se questa richiesta di integrazioni istruttorie da parte delle amministrazioni o dell'amministrazione partecipante alla conferenza determini la sospensione o l'interruzione del termine procedimentale. Ormai siete esperti, quindi non vi sto neanche a dire la differenza tra sospensione e interruzione. Una pronuncia, scusate, cambio slide, la giurisprudenza con una sentenza molto recente del TAR Lazio, che io vi ho riportato, Star Lazio, sentenza 3906 del 2020, quindi piuttosto recente, prevede che la ratio di accelerazione e responsabilizzazione dell'amministrazione, sottesa all'articolo 14 bis, 2 lettera B, quello che abbiamo previsto, deve essere contemperata col principio di autoresponsabilità del soggetto che presenta un'istanza. Per cui, fino all'assolvimento dell'onere, io aggiungo di allegazione probatoria per farci capire, il termine resta sospeso o interrotto, con preferenza sistematica per l'interruzione. Allora, io vi ho voluto proiettare questa sentenza perché davvero è interessante anche, dai, sono le 11:20, lasciatemelo dire, un po' divertente, perché dice il termine resta sospeso o interrotto con preferenza per l'interruzione. È una bellissima lavata di mani, mi sembra, nel senso che questa sentenza dice: ma il termine è sospeso o interrotto, io darei preferenza all'interruzione, ma posso aggiungere io una battuta che se ne vede l'amministrazione cosa fare. Torno un attimo sulla norma. L'articolo 14 bis, 2 lettera B, quando sostiene che l'amministrazione, una delle amministrazioni procedenti, può richiedere un'integrazione istruttoria, cita espressamente l'articolo 2,7 della legge 241 del 90. Se andiamo a leggere l'articolo 2,7, espressamente prevede che la richiesta di integrazione istruttoria determini la sospensione del procedimento, non l'interruzione. Quindi non mi sembra che possiamo prescindere da un riferimento espresso contenuto nello stesso articolo 14 bis, 2 lettera B. Quindi questa sentenza che io vi ho fatto volutamente vedere perché lascia un po' così, ci lascia un po' nell'incertezza su che cosa volesse dire il TAR Lazio, a mio avviso, a mio modo di vedere, riferendosi all'articolo 14 bis, 2 lettera B, rinviando espressamente all'articolo 2,7, credo che la soluzione sia quella della sospensione, nonostante il TAR Lazio alla fine della corsa dica con preferenza per l'interruzione. Non è che hanno preso una svista, è che qui il TAR Lazio ragiona, e io ve l'ho sottolineato, evidenziato in verde, col principio dell'autoresponsabilità e quindi cerca di bilanciare l'onere dell'amministrazione con quello del privato che deve apportare il materiale istruttorio integrativo richiesto. Tuttavia, a mio avviso, ribadisco anche per darvi una mia modo di vedere, siamo nell'ottica della sospensione fondamentalmente. L'altro termine che io vi volevo sottoporre, l'altra questione che vi volevo sottoporre è il termine di cui all'articolo di 45 giorni previsto dalla lettera C del comma 2 dell'articolo 14 bis, vale a dire il termine perentorio non superiore a 45 giorni entro cui le amministrazioni devono adottare la determinazione finale, pena, come sappiamo, la formazione del silenzio assenso.
Siccome sono pervenute diverse domande su questo punto, ricordiamoci bene questo passaggio perché impatta in modo dirompente sull'articolazione della conferenza di servizi. Vale a dire cosa succede nel caso in cui l'amministrazione partecipante alla conferenza non si pronunci nel termine di 45 giorni, un punto su cui vorrei tornare perché ci sono stati diversi quesiti. Sia ho visto un pochino oggi, sia nella puntata precedente. Ribadisco qui, qualora il termine decorra in utilitar, il termine non superiore a 45 giorni, si forma il silenzio assenso, previsto espressamente dall'articolo 14 bis, comma 4, a cui aggiungiamo un ragionamento che avevamo fatto l'altra volta, cioè un'altra disposizione introdotta dal decreto semplificazioni, vale a dire il famigerato ormai comma 8 bis dell'articolo 2 della medesima legge 241 del 90, il quale prevede espressamente che il provvedimento tardivo emanato successivamente alla scadenza dei termini procedimentali nelle ipotesi tipizzate nello stesso comma 8 bis è un provvedimento inefficace. Non torno su un ragionamento, la trovate comunque nella slide per chi non ha potuto seguire, ahimè, la volta precedente. Provvedimento inefficace significa provvedimento, secondo l'interpretazione che si sta un po', diciamo, consolidando, anche se è una norma molto giovane, vuol dire provvedimento nullo. Quindi, nel caso della conferenza di servizi, qualora non sia rispettato il termine espressamente qualificato dalla legge come perentorio, da un lato si forma il silenzio assenso per espressa previsione dell'articolo 14 bis, comma 4. Dall'altro, qualora l'amministrazione, passatemi l'espressione, si sogni di adottare un provvedimento tardivo, quindi dopo il decorso in utiliter del termine non superiore a 45 giorni, quel provvedimento sarà, per espressa previsione del comma 8 bis dell'articolo 2 della legge 241, inefficace, leggasi nullo, per il ragionamento che avevamo fatto nella la volta precedente. Quindi vedete anche come gli istituti tra di loro si innestano e come ritornano anche i ragionamenti che avevamo operato la volta precedente. Ho visto tantissime domande in chat, alcune a quelle che riesco a buttare l'occhio, come vedete cerco di rispondere immediatamente, le altre ribadisco, state tranquilli che risponderemo a tutte per iscritto e poi la dottoressa D'Agostini, Formez, pubblicherà tutti i quesiti, così tutti possono vedere tutto, in modo che anche il quesito posto da un singolo possa essere utile, scusate anche agli altri. Visto che mancano, ahimè, 2 minuti, volevo solamente scorrere velocemente le ultime slide, che in realtà, come vi dicevo, secondo me, spero, possano essere utili quantomeno per avere una bussola di lettura all'interno delle leggi 241 del 90 con riferimento alla disciplina della conferenza di servizi. Poi ho visto anche una domanda sul silenzio assenso anche tra pubbliche amministrazioni. E proprio nelle ultime slide, nelle ultime 2 slide, vi ho diciamo, riportato quello che può essere il canone di applicazione e di confine tra 2 istituti, quello del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, o cosiddetto silenzio orizzontale, articolo 17 bis, e quello della conferenza di servizi. Un'ultima slide, però, ve la volevo sottolineare. Perché un tema che si è posto, e anche qui vedete anche quanto è recente questa sentenza, quindi evidentemente un tema non del tutto sopito e non del tutto chiaro, è l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso orizzontale o tra pubbliche amministrazioni, articolo 17 bis, rispetto ai procedimenti di competenza degli sportelli unici. La giurisprudenza più recente, di cui qui ho riportato un esempio, ma ce ne sono tante, era per non fare la slide anche troppo lunga e quindi illeggibile, TAR Liguria del 2020, esprime un assunto piuttosto consolidato. L'articolo 17 bis, il silenzio assenso orizzontale, riguarda i procedimenti tra pubbliche amministrazioni.
non trovando applicazione nei procedimenti nei quali il rapporto intersoggettivo tra amministrazioni si inserisce in un procedimento a distanza di parte, indipendentemente dal fatto che l'istanza di parte sia veicolata anche tramite uno sportello unico. Quindi la giurisprudenza è piuttosto chiara nel ritenere che l'istituto del silenzio assenso non si applichi nei procedimenti di competenza degli sportelli unici. Ahimè, è davvero qui un'altra pronuncia in questo senso, il parere del Consiglio di Stato del 2016, ed è davvero un'indicazione giurisprudenziale che ahimè è piuttosto consolidata, quindi dobbiamo farne i conti e a mio avviso depotenzia un istituto che poteva essere utile per, diciamo, agevolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni, perché spesso come accade, i rapporti non sono neanche tra amministrazioni, le problematiche dei rapporti non sono neanche tra cittadino e amministrazione, ma anche tra pubbliche amministrazioni. Quindi, ahimè, però dobbiamo un pochino anche considerare questi assunti della giurisprudenza. Io vi ringrazio ancora tantissimo per l'attenzione, capisco che siamo andati anche un po' velocemente. E spero che la lezione sia stata interessante e quantomeno vi abbia dato alcuni spunti e anche alcune utilità per lavorare tutti i giorni con questi istituti anche piuttosto complicati e anche, insomma, le chiavi di lettura spero che possano essere davvero utili. Le slide, l'intervento saranno disponibili sul sito di Formez PA secondo poi le indicazioni, insomma, che vi daranno. Grazie a lei, Le domande, visto che quindi sono grazie a lei. diverse, davvero non Allora, riesco a rispondere a tutte in questa vi sede, ricordo che ma a appunto tutte come quelle sempre per gli a cui non sono impegni riuscito a di risposta e rispondere, alle come vi domande saranno accennavo, messe per risponderemo iscritto per e iscritto e pubblicate nei pubblicheremo prossimi le giorni sul sito di risposte Eventi a PA alla disposizione di pagina tutti, quindi dedicata a inviatele sia questo alla dottoressa incontro. Per D'Agostini, quanto poi riguarda le vedete anche slide i a miei indirizzi, disposizione, queste sono a vostra disposizione entro quindi prima possiamo degli otto, sicuramente sempre sul sentirci per sito di Eventi PA e rispondere a sempre sulla tutte le altre pagina domande. dedicata a questo Vi evento. ringrazio ancora a tutti Un'ultima per l'attenzione, per i informazione sugli commenti e attestati per di le domande che come iscrizione, sempre questi sono molto vengono utili lasciati e a anche quanti hanno inducono a partecipato riflessioni. nel E ringrazio seguito ancora la dottoressa almeno il D'Agostini e 20% anche il di gabinetto di sconto presidenza della e saranno messi Giunta, a nella persona dottoressa disposizione nei Paron che prossimi mi ha giorni, sempre invitato. sul sito di E Eventi quindi PA alla grazie davvero voce per via la Eventi e proficua sarà giornata. possibile Grazie ancora. scaricarli in autonomia. Io ringrazio ancora tutti i partecipanti, il professor Bianchini, grazie, grazie ancora e buona giornata. Grazie. Arrivederci.